Francesco Monte pensa a Paola dopo l'isola, Alessandro parla a Mattino 5. Francesco Monte dopo l'isola dei famosi, Alessandro Basile i dettagli su Paola a Mattino 5. Uno dei migliori amici di Francesco Monte è stato nuovamente ospite nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci. Alessandro Basile è infatti tornato in TV per difendere a gran voce l'ormai ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Il giovane ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il ritorno in Italia di Monte dopo essersi ritirato dal reality show in onda su Canale 5. I due ragazzi si sono visti la sera stessa in cui l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è tornato dall'Honduras. Dalle parole di Basile, Francesco sembra essersi mostrato molto sereno sin dal primo momento. A quanto pare, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha alcun tipo di timore nei confronti delle accuse ricevute da Avenger. Isola dei Famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto, Alessandro Basile si rivela a Mattino 5. Alessandro Basile ha rivelato che Francesco ha parlato davvero poco di ciò che è accaduto con Eva. A quanto pare, Monte ha subito cambiato discorso, arrivando anche a commentare la sua speciale amicizia con Paola Di Benedetto. L'ex tronista di Uomini e Donne pare stia pensando davvero tanto alla madre natura conosciuta all'Isola dei Famosi. Basile rivela che il suo amico non è ovviamente innamorato, ma senza dubbio stava nascendo tra loro una particolare simpatia che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più importante. Alessandro non esclude infatti la possibilità che i due si possano sentire e rivedere dopo la fine del reality. Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l'Isola dei Famosi, si rivedranno? A quanto pare, l'interesse che Francesco aveva per Paola era sincero. Anche ora che il ragazzo è tornato in Italia e si vede costretto a far fronte alle accuse di Avenger, non riesce a fare a meno di pensare alla bellissima Di Benedetto. Le premesse sembrano essere ottime. A quanto pare, il giovane è disposto ad aspettarla e rincontrarla una volta rientrata dall'Honduras anche lei. Strame a vedere come andrà a finire.